ancora lerici, ancora vele latine, primo trofeo quest'anno qua Lerici di vele latine, sindaco, assessore allo sport e vice sindaco, quindi abbiamo tutta la giornata, posso spingervi tutti in mare, farei contento qualcuno ma scontenterei molti altri che vi hanno votato. Partiamo proprio dal vice sindaco. Questo evento cosa ha portato a Lerici oggi? Ha portato un incontri molto conviviali, secondo me, e poi un grande spirito sportivo che sicuramente Lerici lo ama particolarmente, perché lo sport, io sono assessore al sociale, ritengo che abbia anche una funzione sociale e soprattutto di creare dei rapporti fra le persone che rimangono poi per tutta la vita e hanno dei valori di base ben saldi che sono fondamentali per la vita e soprattutto la crescita dei giovani, direi. Bene, passiamo subito all'assessore allo sport, lasciamo il sindaco per ultimo. Assessore, sport a Lerici se ne fa tanto. Fortunatamente ne facciamo tanto, questa è una manifestazione molto importante di una festa marinare in un paese di mare, una gara velica di vele latine, vele antiche, quindi la vera manifestazione di vela, dove ha portato tantissima gente, dove ha portato una manifestazione veramente importante, dove speriamo assolutamente che sia la prima e non assolutamente l'ultima, ma la prima di una lunga serie, dove potremo assolutamente dare una mano positiva a questa manifestazione che si protrarrà negli anni futuri, perché è stata una grandissima manifestazione ancora ancora domani con un'altra tra l'altro aggiungo io, inserita in un circuito nazionale che è di grande rilievo, esatto, per cui essendo il primo anno è già un successo, ma nei prossimi anni potrebbe decollare come nazionalità, come una gara famosa per tutta la nazione che porterà Lerici poi a livelli molto alti. Ma il sindaco è contento di questo? Glielo chiediamo direttamente al sindaco. Eccolo qua, nostro sindaco. Sì, io sono così contento che intanto voglio ringraziare la Lega Navale, primo tra tutti il presidente Maurizio Moglia, il presidente della Lega Navale qua di Lerici, perché ci ha regalato una giornata bella di sport, ma soprattutto un evento che Lerici aspettava da un po', un evento mondano di livello assoluto. Piazza Mottino è bellissima questa sera, è stato bravo a individuare la location giusta, ha rivitalizzato il nostro centro storico e queste sono le cose che devono essere fatte qua a Lerici, perché chi viene a Lerici deve aspettarsi questo. Io voglio veramente ringraziare Maurizio per il lavoro che ha fatto e che sicuramente continueremo a fare assieme. Maurizio con una spalla d'eccezione che è Giancarlo Barberis. E difatti volevo dire appunto Giancarlo che ha sempre voglia di fare, è un uomo del fare e dimostra ancora di avere tanta voglia di lavorare per lo sport, per ciò che è bello, e di questo non possiamo che ringraziarlo. Ma poi quello che c'è stato di importante è stata anche la collaborazione di tutte quelle che sono le realtà locali, a cominciare dal Circolo Velico Erix. Ringrazio Carlo Stefanini perché come sempre ci danno un supporto tecnico importante sotto il profilo quantitativo ma soprattutto qualitativo, quindi grazie ancora, grazie Carlo Stefanini, grazie a Davide Sampiero, grazie a tutto il Circolo Velico. Bene, quindi sì, contenti, quindi pronti per il secondo trofeo, che sarà quello diciamo che è ancora più importante di questo. Sì. Questa è stata la prova. La prova è andata. La prova è andata. È andata alla grande. Bene, allora vi ringrazio tutti, grazie, ci vediamo il prossimo anno e faremo girare questo video con soprattutto il video della festa, in modo da raccogliere un altro anno maggior numero di adesioni. Grazie. Grazie. Grazie.